Allora, qua c'è un'altra intervista a un altro sindaco, sto sincero, non mi ricordo di quale paese. E... in un momento come questo bisogna essere uniti. Uniti sconfiggeremo anche questa grande battaglia. Il virus si trasmette in maniera così. Io vi chiedo scusa, siamo già in diretta. Sindaco di Afragola, 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 perfetto, ok. Non è facile. Questo invece è il sindaco del comune di Bosco Reale e questo è un altissimo momento. Io sono molto di comunicazione alla cittadinanza. Voglio chiarire bene la situazione riguardo l'emergenza del coronavirus. Dire a tutti voi non seguite messaggi non istituzionali che stanno girando di giorno in giorno con delle fac news che sono veramente ignobili. Auguriamo che rimangano il minor numero possibile. Non ci sono stati segnalati casi di sieropositivi qui in questa nostra cittadina. Vi fate una domanda, la risposta è: dobbiamo stare tutti a casa. È l'unico modo per sconfiggere la diffusione di questo coronavirus. Stare da soli, si può anche uscire per andare a prendersi un caffè, ma purtroppo da soli. In tutti quanti insieme saremo a casa, più tutti quanti insieme riusciremo a sconfiggere questo coronavirus. Noi siamo qui al lavoro ininterrottamente. Bravo. Sto cazzo! Questa diciamo è commento del pubblico. E niente, appunto, seguite solo i messaggi istituzionali, questo era un messaggio istituzionale. Dopodiché chiudiamo col sindaco di Lucera, giusto? Di Lucera, provincia di Foggia, e credo che ci siano anche forse i sottotitoli. Ok. Questo è, cioè gli anziani, i vostri genitori, i vostri zii, quelli che vi vedo che vanno a camminare a mezzo largo, come crapa pascolare, quelli a cullare, e a 2, 3, 4, 5, cioè ma che cazzo vanno facendo? Diteglielo, dove vai? Statti a casa che non vuoi uscire, ci stiamo prendendo per il culo. E che cazzo ci accorgono questi parrucchini, queste disti? La pizza a casa, o lo facciamo il sacrificio, non lo facciamo, se no apriamo tu. Quindi abbiamo scoperto da adesso che pintarsi le unghie, pintarsi i capelli, tirarsi i peli sulle gambe è una cosa necessaria. Signor Augusto, tu potevo capire che io sono per la spiaggia, e non è che potevo arrivare per la spiaggia King Kong, no. E si doveva chiaramente depilare. Ma se siamo a febbraio, a marzo, è vero che non fa freddo, ma immagino che nessuno ha necessità di andare in spiaggia adesso, e quindi non la poteva nessuno, non ci poteva nessuno, sì, che si esce King Kong la linea da sotto, no? E quindi potremmo, forse potremmo mangiare, evidentemente.